Salve ragazzi, buon martedì e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che due volte a settimana vi tiene aggiornati sulle ultime novità del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlando di Destiny. Bungie ed Activision hanno infatti confermato che la beta dell'atteso first person shooter arriverà il 17 luglio per i possessori di PlayStation 3 e PlayStation 4, per giungere anche su Xbox One e Xbox 360 il 23 di questo mese. Come se non bastasse, sono state presentate anche tre limited edition, con l'edizione Spettro che includerà la replica del piccolo drone che accompagnerà il vostro personaggio nei momenti di gioco. Questa riproduzione è dotata di luci attivate da sensori di movimento e registrazioni vocali di Peter Dinklage. Per tutti i dettagli date un'occhiata al nostro articolo su EveryEye.it e scoprirete così cosa contengono le altre due edizioni annunciate. Sony Computer Entertainment ha registrato negli Stati Uniti un nuovo trademark per Until Dawn, l'horror game annunciato in esclusiva su PlayStation 3 nel 2012, che avrebbe dovuto sfruttare le caratteristiche del PlayStation Move. In base alla descrizione comparsa nei registri dell'ufficio americano, sembra che il titolo possa essere destinato ad un qualche tipo di applicazione riguardante la realtà virtuale, facendoci ipotizzare una compatibilità con Project Morpheus per PlayStation 4. Noi speriamo di poter avere ulteriori novità sul progetto magari entro l'anno, forse proprio alla Gamescom di Colonia. Versus Evil ha annunciato che il primo video gameplay di Afro Samurai 2 sarà mostrato in occasione della Gamescom 2014, l'importante evento videoludico europeo che, vi ricordiamo, si terrà a Colonia dal 13 al 17 agosto. Il titolo, sviluppato da Redacted Studio, uscirà quest'anno su PC e console di nuova generazione e comprenderà una storyline originale e nuovi personaggi giocabili. L'obiettivo della Software House, infine, sarà quello di migliorare sotto ogni punto di vista il capitolo precedente, prevedendo anche l'inserimento di mosse e stili di combattimento inediti. Roger Carpenter, lead producer delle versioni Xbox 360 e Xbox One di Minecraft, ha confermato che sulla console next gen di Microsoft il gioco girerà a 1080p e 60 frame al secondo. Lo sviluppatore non ha precisato se questo risultato verrà raggiunto anche dall'edizione PlayStation 4, anche se attualmente non ci sono motivi per supporre il contrario. Rispetto alle versioni Xbox 360 e PS3, sulle nuove piattaforme il titolo garantirà mondi 36 volte più vasti, insieme ad ovvi miglioramenti grafici e alla possibilità di importare i salvataggi dall'edizione precedente. L'ultima versione di Kinect sarà disponibile su PC a partire dal 15 luglio. È quanto ha annunciato Microsoft di recente, inserendo il prodotto all'interno del suo store online al prezzo non proprio lusinghiero di 199€. Rispetto al modello venduto con Xbox One, il dispositivo sarà caratterizzato da un look leggermente diverso nella parte superiore e ovviamente sarà assente il logo Xbox. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, non dovrebbe esserci nessun tipo di differenza rispetto al modello disponibile per la console next gen. I rumor di una versione PlayStation 4 di Beyond Due Anime circolano sul web già da qualche mese, ma soltanto di recente sono arrivate conferme grazie a due rivenditori tedeschi che hanno già ufficialmente aperto i pre-order del titolo. Pur mancando qualsiasi tipo di informazione ufficiale da parte di Sony, possiamo presumere che questa ipotetica edizione sia una sorta di remaster molto simile a quella realizzata da Naughty Dog per The Last of Us. Non ci stupirebbe se l'annuncio ufficiale avvenisse nel corso della Gamescom di Colonia. Ricordiamo però che in mancanza di conferme da parte di Quantic Dream, la notizia deve essere considerata soltanto un'indiscrezione. Ed il nostro TG si conclude con le consuete top e flop news. Il top di questa settimana spetta a Microsoft. Drinkbox Studio infatti ha rivelato di essere davvero soddisfatta del programma ID at Xbox, tramite il quale gli sviluppatori hanno avuto l'occasione di pubblicare Guacamelee Super Turbo Championship Edition, ovviamente su Xbox One. La Software House ha dichiarato infatti che Microsoft ha garantito molto supporto agli sviluppatori, fornendogli anche maggiore visibilità nel corso degli eventi videoludici più importanti del settore, come il recente E3 di Los Angeles. Un'ottima notizia dunque per la casa di Redmond, che con il suo servizio di self-publishing sta dimostrando a più riprese il desiderio di soddisfare le esigenze di piccoli sviluppatori indipendenti. E per un sistema di pubblicazione che funziona ce n'è uno che proprio non va,
Il flop della settimana va infatti al modello di distribuzione WiiWare. V-Blank Entertainment ha rivelato su Facebook che la versione Wii di Retro City Rampage potrebbe non garantirgli alcun profitto a causa delle norme molto rigide della piattaforma Nintendo. Gli sviluppatori dovrebbero vendere altre 750 copie del gioco in Nord America ed altre 850 in Europa. Se non raggiungeranno questo traguardo entro 2 anni dalla pubblicazione, non vedranno neppure un dollaro. Il risultato, in base alle parole della stessa compagnia, sembra davvero difficile da realizzare. Per fortuna, insomma, che le politiche di publishing per Wii U sembrano diventate molto meno rigide. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del nostro TG. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e, come sempre, vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao a tutti!